Bene, ecco la nostra nuova casa. Puoi aprire la porta, ma devi coprirti gli occhi. Voglio che sia una sorpresa. Ok, sarà divertente. Ecco fatto. Ricorda, non sbirciare. Dico sul serio, non guardare. Alex, smettila. È uno scherzo? Sulla brochure non era così. Sì, non c'era così tanto disordine. Né fuori nel muro. Cavolo, che disastro. Non ci si può vivere qui. Che facciamo? Va tutto bene, non preoccuparti. Adoro le sfide. Dobbiamo solo ripulire un po'. Inizio spostando questa scatola. Non credo che basterà. Ma comunque è un inizio. Ho paura di toccare qualsiasi cosa. Che schifo. Guarda quante ragnatele. È davvero disgustoso. Oh, andiamo. Non ti faranno niente. Alex, non è divertente. Forse ho commesso un errore. Sì, scappa che è meglio. Questo non funziona. Wow, e questo da dove spunta? Ma chi conserva questa roba? Senti come pompano i muscoli. Questi mi serviranno. È un duro lavoro. Ma questa casa non si pulirà da sola. Abbiamo quasi finito. Lo prendo io. L'aspetto è già migliore. Interessante questa carta da parati. Comunque l'ho già letto. Ok, abbiamo finito. Brr, che freddo. Bisogna fare qualcosa per questo buco. Pensavo fosse una finestra. Beh, una finestra molto piccola. Non può andare. Dobbiamo fare qualcosa. Ma cosa? Aspetta, forse ho capito. Torno subito. Dove stai andando? Guarda, possiamo usarli per decorare la parete. Sono belli, vero? Scelta difficile. Non sono completamente sicura. Devo immaginarli sul muro. Sono tutti molto carini. Scegli quello che vuoi. Questo va bene. Wow, che vento. Questo lo fermerà. Molto meglio. Ci siamo? Mettiamone qualcuno più in alto. Questa parete sarà fantastica. Decisamente meglio del giornale. E c'è qualcosa di interessante da guardare. Inizio proprio a sentirmi a casa. Mi piace il risultato. È diverso, ma carino. Che ne pensi, Alex? È fantastico. Secondo me possiamo aggiungere altro. Oh, che carine. Possiamo attaccarle al muro. Adoro gli adesivi luccicanti. Tutti noi dovremmo risplendere. Wow, è una sensazione magica. Possiamo vedere le stelle ogni giorno. Meglio di così non si può. Questa è l'ultima. Wow, batti 5. Ops. Credo che ci servirà altro nastro. Hai detto qualcosa? Che stai facendo? Niente. Chiudi gli occhi. Ok. Che succede? Tienili chiusi. Perché ci mette così tanto? Alex, che stai facendo? Forse ho combinato qualche guaio. È stato più difficile di quanto pensassi. Ma lascia che ti aiuti. Grazie. Che disastro. Ah, ecco la fine. Ora ti srotolo io. Ehi, mi gira la testa. Stai bene? No, credo che vomiterò. Aspetta, sto bene. Pensavo di usare queste luci. Ottima idea. Possiamo attaccarle al muro. Ancora un po'. Quasi. Non riesco a raggiungerlo. Questa è la mia occasione. Dalle a me. Le appendo qui. Spero. Ancora un piccolo sforzo. Non ce la faccio. È inutile. Mi dispiace, Luna. Questo è un problema. Aspetta, ho un'idea. Non farmi cadere, eh? Ora è più facile. Grande. Sbrigati. Ehi, sta fermo. Qui è complicato. Mettile lì. Hai finito? Non ancora. Oh! Ah! Si scende! Ah! Ouch! Che dolore! Alex, guarda! Wow, è bellissimo! Davvero! Meglio di quanto avrei mai immaginato! Un angolo romantico! Vero! Vedi, ogni tanto ho qualche buona idea! Lo guarderei tutta la notte!
Wow, che luce! Mi sa che è meglio tornare al lavoro. Luna, hai qualcosa sul naso? Di che stai parlando? Oh, è sporco. Non funziona. Aspetta. Questo mi sarà d'aiuto. Dove hai trovato quello specchio? Dovrò pulirlo bene. Fermo così. Molto meglio. Ora riesco a vedermi. Eliminiamo un po' di sporco. Wow, è ovunque. Ok, ho finito. Ok. Stai benissimo. Metto lo specchio qui. Attenzione, non voglio avere anni di sfortuna. Questo sembra un buon punto, vero? Ci servirà un posto dove controllare se siamo ok. Alex, lo specchio! Preso! C'è mancato poco. Ok, credo sia tutto a posto. Tolgo le mani lentamente. Ehi, Alex, potremmo usare questo. Ups, questo potrebbe tenere lo specchio in posizione. Ok, mettilo giù. Ha bloccato lo specchio. Non ti muovere. Dove stai andando? A prendere una cosa in giardino. Possiamo ornare lo specchio con queste foglie. Se lo dici tu, fidati, so quello che faccio. Guarda. È bellissimo. Serviva proprio qualche pianta. Madre Natura sarebbe orgogliosa. Che ne pensi? Mi piace, ma avrei un'altra idea. Quale? Ci servono più luci. Non sono mai abbastanza. Guarda. Non è bellissimo? Le appenderò anche allo specchio. Finito, sono proprio orgoglioso. Un'altra cosa sistemata. Aspetta. Che vuoi fare adesso? Lo voglio spostare. Alex, il rumore. Mi devo allenare di più. Ok, questo è il posto giusto. Alex, ma cosa? Guarda. Che c'è che non va? Devo proprio spiegarlo? È tutto sporco. Guarda che schifo. Prendo la mia valigia. Te ne stai andando? Certo che no. Devo solo prendere una cosa. Che farai con quel lenzuolo? Lo useremo per coprire lo sporco. Se non lo vedi, non esiste. È come barare, ma funziona. Alex? Che dobbiamo fare con questi? Fammi pensare. Degli stampi per muffin e un bicchiere. Ci sono. Metterò i bicchieri nello stampo. Così salverò un bel po' di spazio. Riempiamoli. Sono pronto. Perfetto. Ecco un bel porta cancelleria. Qui possiamo mettere questa lampada a forma di fenicottero. E qui una a forma di stella. Qualche bel peluche. Sono adorabili. Adoro gli unicorni. Non vedo l'ora di abbracciarlo. Ecco un paio di cuscini. Bravo. Mettiamoli qui. Ora possiamo sederci da qualche parte. Che giornata. Che bella sensazione. Dove mettiamo i nostri zaini? Ho un'idea. Non preoccuparti. Faccio solo una telefonata. Che noia. Una chiamata. Pronto? Ehi, mi serve il tuo aiuto. Consegna speciale per Alex. Wow, che velocità! Proprio quello che ci serviva. Questi ci aiuteranno. Li incollerò al muro. Così potremo appendere gli zaini. Sono perfetti. Grazie, Alex. Questa stanza è cambiata un sacco. Non riesco a crederci. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. È stata dura, ma ne è valsa la pena. Che differenza! La nostra nuova casa. Che bel posticino. Ottimo lavoro, socio. E ora? Ah, dovremmo invitare i nostri amici. Una festa? Ci sto. Dammi un secondo. Ehi, dovete venire da noi. Oh, Coca-Cola. Ottimo lavoro, amico. Stavo per dire la stessa cosa. Guarda questa carta da parati. Ehi, Chris, solo un momento. Ho scoperto di essere stupendo. Cosa c'è qui dietro? Fossi in te non lo farei. Allontanati dal muro. Divertiamoci. Sono prontissimo. Ale, ma ci vuole una sistemata? Già,
mettiamoci al lavoro. Pulizie prima di tutto. Ecco, ma che ci fanno questi scatoloni? Questa stanza è una pattumiera? Oh, anche un sacco di ragnatele. Per fortuna senza ragni. Ma quanto è appiccicose. Ecco, via anche dalle mie dita. Ce l'abbiamo fatta. Questo posto è pulito. È stato un duro lavoro. Mi sento un po' stanca. A chi lo dici? Sono esausta. Nikki si è addormentata. È il momento giusto. Salgo la scala per raggiungere la camera da letto di sopra. Ce l'ho fatta. Ora devo fare silenzio. Devo muovermi in punta di piedi. Ok, vediamo un po' quella scatola. Magari c'è qualcosa che mi scalderà. Vediamo. Oh, forse questo tessuto. Potrebbe andare. Ehi, metto giù il tessuto e prendo il righello. Col pennarello traccio alcune linee rette. Ecco, un fantastico motivo a scacchiere. Ora ho anche i fili colorati e questo pezzo di plastica. Inizio ad avvolgere il filo intorno a questo. Voglio che copra l'intera bacchetta. Poi userò un po' di colla a caldo. Stendo la colla lungo tutto il tessuto. Poi incollo il bastoncino sulla striscia di colla. Ora userò le forbici per tagliare il filo dalla plastica. E ripeto l'intero procedimento per tutto il tessuto. Fatto! Ora sistemo queste frange. Oh wow! Molto meglio di quanto pensassi. È un tappetino comodo e morbido. Wow, wow! Non ci credo che l'hai fatto tu! Grazie! Ho pensato che ti sarebbe piaciuto! Non credo che dovremmo mettere il gelato sul barbecue! Cosa? Cos'è questo rumore? Mandy, sei sveglia! Guarda cosa ho portato! Una poltrona a sacco! Così possiamo sederci sopra! Wow, che... perché trema tutto? Dobbiamo uscire da qui. Sali sulla scala e mettiti in salvo. Aspetta, anche qui trema. Ma che succede? Deve essere un terremoto. Forza, dobbiamo uscire. Ehi, ma che cavolo? C'è una festa con musica da discoteca. Almeno non è un terremoto. Mandy, ho un'idea grandiosa. Prendo qualche palloncino. Cosa? Forza, torniamo nella stanza segreta. Qui sotto si sta molto meglio, è più tranquillo. E ho preso anche questi palloncini. Ok, mettiamoci al lavoro. Userò questo grande sacco di plastica. Ci infilo i palloncini. Li contiene tutti. Questo è l'ultimo. Ora posso chiudere il sacco. Poi tolgo il tappo di questa piccola valvola e aspirerò l'aria contenuta nel sacco. Fatto! Tutta l'aria nel sacco grande è sparita. Ora devo rimettere il tappo per non far rientrare l'aria. Una bella poltrona a sacco e un puffa palloncino. Questa festa è micidiale. Il fuoco è l'elemento migliore. È così bello e rilassante qua giù. Oh, ehi Mandy. Che festa fantastica. Mi sono divertita un sacco. Wow, ma che... vedo che hai scoperto il mio puffa palloncini. Bello, vero? Beh, anch'io ho un palloncino. Guarda, si accende. Contenta tu? Oh, ehi, Mandy, sta diventando troppo luminoso. Smettila, che c'è, Mickey? Non ti sento con questo tepore? Che bello. Che buone queste patatine. Ma cos'è? Quella scatola si sta allontanando. Ho una nuova scatola per la nostra stanza. Ok, niente male, vero? Ascolta, tranquilla, Mickey. Me ne occupo io. Una mano di vernice fresca rende tutto più bello. Ok, ora con l'arancione coloro questo pezzo di cartone. Ecco, ora lo taglio in pezzi più piccoli. Devo solo incollarli sul lato della mia scatola. Lascio un po' di spazio tra loro. Sembreranno dei mattoni. Voglio anche sfalsarli un po'. Sarà più realistico. Ok, ancora uno qui sul bordo. Ecco fatto. Prossimo passo, lucine, per rendere le cose più divertenti. È ora di usare un po' di carta marrone. La dipingo di nero. Ora che si è asciugata, la accartoccio. Accendo anche questa candela. Eccola, che bella. Bene, il mio nuovo camino è completo. È molto accogliente. Ora che c'è? Non lo so, ma sento che dobbiamo fare qualcosa. Pensi quello che penso io? Certo! Iniziamo a dipingere! Ho gli stencil! Wow! Anch'io! Quelli a forma di fiamma! Fighissimi! Sarà fantastico, me lo sento! Siamo troppo in gamba! Fammi dare un'occhiata! Oh, adorabile! Sì,
La fiamma è così bella. Dammi il 5, siamo grandi. Ehi, prima un po' di pulizia. Spero non ci siano ragni. Quando ha spolverato l'ultima volta? Riposino. Perfetto. Oh, andiamo. Dammi quel cuscino. Ehi, lo stavo usando. Smettila di dormire. Ouch. Prendi questo. Ah, sì? Ferma. Cerco di aiutarti. Guarda questa stanza. È peggio di prima. Anche se... mi è venuta un'idea. Attacco questa striscia LED alla parete. In questo modo. Eccellente. Ora il nastro adesivo. È stato facile. Ora la parte divertente. Attacco l'imbottitura del cuscino al nastro, così da coprire il LED. È così soffice. Ah! Ho qualcosa sulla faccia? Grazie. Ta-da! Ehi, che cos'è? È una nuvola luminosa. È così rilassante e colorata. È bellissima. Wow, sei un genio. Liccio, questo arcobaleno è fantastico. Pronto? Mi andrebbe una vera torta. Ehi, hai detto torta? Guarda. Wow. Proprio come il mio gioco. Vorrei una torta così. Gommosa. Sei davvero divertente. Oh, ho dimenticato una cosa. Torno subito. Siamo rimasti soli, cara torta. Sarebbe un peccato se qualcuno ti desse un morso. Solo uno, piccolino. Nessuno saprà che sono stato io. Vieni qui. Che fai? Non è come sembra? Ho visto una mosca sulla torta. Non vedo l'ora di assaggiarla. Ho dimenticato il tè. Niente di personale, cara torta. Voglio solo mangiarti. Ancora? Hai un grosso problema. Lo so. Ecco a te. Non posso lasciarti un minuto. Dammela. Non toccarla. La decorazione, la glassa. Voglio tutto. Una tazza di tè e una fetta di torta. La mia torta. Perché? Non so di cosa parli. Non se ne accorgerà. È lì, guarda. Vuoi convincermi che questa è la mia torta? Certo, c'è l'arcobaleno e la torta. Non posso crederci. Ho un'idea fantastica. Sì, funzionerà. Questi mi torneranno utili. Ha un sapore squisito. Prenderò la torta giocattolo e l'arcobaleno e li incollerò insieme. Li dipingo facendoli sembrare la mia torta. Molto appetitosi. La mia vendetta è servita. Ehi, ho qualcosa per te. Davvero? Wow, che giornata! Credo sia troppo cotta. Sta provando a mangiarla. Ben gli sta. Non è la tua torta migliore? Ok, e ora? Beh, ho così tante idee. Che bel buffet. Mandalo via. Non voglio avvicinarmi. Aspetta, è quasi ora di cena. Meglio smammare. Torna qui. Ma che problemi hai? Ai, cosa c'è qui? Quanto cartone. Aspetta, potrai usarlo. Iniziamo. Facciamo emergere il mio lato artistico. Questo è fast food. Lasciamo stare. Traccio una linea sul cartone. Sono sicura che Grace lo adorerà. Ho un talento fuori dal comune. Iniziamo a tagliare. Non possiamo essere amici. Che strano. Dovrebbe andare. Ora unisco i pezzi. I tagli nel cartone facilitano l'inserimento e rafforzano il tutto.
Copriamo con un lenzuolo. Ed ecco un nuovo divano per Grace. Mancano dei cuscini. Questo sembra carino. Ora è decisamente più bello. Devi aiutarmi. Il topo è arrabbiato. Ehi, ma io sono vegetariano. Bye bye. C'è mancato poco. Oh, che bello. Fa così caldo. Tranquilla, ci penso io. Una bibita? Sarebbe il massimo. Che buona. Ops, che maldestra. Se solo ci fosse un tavolo. Tranquilla, l'altra volta mi sono caduti dai noodle. A proposito, conosco un posto fantastico. Dobbiamo andarci. Manca qualcosa. No. Chi era? Un tavolo potrebbe andare. No. Potresti aiutarmi? Trovato! Ciao! Posso avere il tuo triciclo? Ti darò questa enorme barretta di cioccolato. Prendi! Allora, posso averlo? No? Sei bravo a contrattare. E un nuovo telefono? Bello! Dammi il triciclo. Ok, questa è l'offerta finale. Affare fatto. Ehi, che succede? Lo prendo io. Dà alla signora il tuo triciclo. È tutto suo. Che bella famiglia. Andiamo a creare. Coloro il triciclo con la vernice spray color oro. Gli darà un aspetto regale. Riempio tutti gli spazi. E le ruote. Ora lo lascio asciugare. Poi metto una lastra di vetro sopra. Ecco un tavolo particolare. Penso che ordinerò dei noodles e dei... Ehi, cos'è questo? Wow, il mio tavolo personale! Non ci credo! Aspetta, ci serve uno spuntino. Ho i popcorn. Non ci credo, non ho mai avuto un tavolo. Allora, questo ristorante di noodles ti piacerà. Quindi, capisci, non decoro le stanze. È la magia della TV. Non senti uno strano odore? Ovviamente i tuoi piedi puzzano, ma è il tappeto. Volevo passare l'aspirapolvere, ma non ce l'ho. Dobbiamo fare qualcosa. Sì, come no? Possiamo iniziare a spazzare via tutto. Piovono popcorn. Pensavo di averli persi. Ora ci vedo. Guarda quanto sporco. Grande, non devo fare il bucato. Ehi, piano, sto mangiando qui. Ah! Stringimi. Ai, basta, me ne vado. Va via. Meno male. Fammi pensare. Oh, trovato. Con chi sta parlando? Primo, stendiamo del nastro adesivo sul tappeto. Lo divido in sezioni. E creo delle forme casuali. Il nastro fa da guida. E la vernice spray darà un po' di colore. Riempio ogni sezione con un colore diverso. Sembrerà un'opera d'arte. Poi stacco il nastro adesivo. Che ne pensi? Non ci credo che è lo stesso tappeto. Sembra incredibile. Vieni qui tu. Che differenza! Wow, ma è la stessa stanza! Mancano solo gli ultimi ritocchi. Cosa c'è in quel baule? Aprilo! Non ho idea di cosa ci sia. Diamo un'occhiata. Possiamo usare questa roba. Così ci si sente davvero a casa. Questo sarà perfetto. Non ricordavo di avere queste cose. Penso che sia tutto. Bello, vero? Abbiamo fatto un ottimo lavoro, anche se non sono all'altezza di questa stanza. Tranquilla. Non trasformo solo le stanze. Questo lo eliminiamo. Wow, grazie. Sembra tutto fantastico. Sono contenta che ti piaccia. Ehi, che cos'ha la tua stanza? Sembra ci sia altro lavoro per me.
un altro. Queste scatole sono complicate. Credo di avercela fatta. Come non detto, queste estremità non dovrebbero essere chiuse. Tocca al nastro isolante. Appiccicoso, mettiamo gli occhiali. Così dovrebbe andare. Proverò di nuovo. Finalmente, ci sto prendendo la mano. Ti spiace se lo prendo, mamma? Secondo me è a posto. Oh. Stai bene? Oh, molto bene. Meno male. Qui però non ho finito. Sto impilando da ore. Mamma, hai fatto tutto da sola? Beh, ci ho provato. Rivederti. Aspetta. Come va? Prendi questo. Perché? Potremmo fare un picnic. Ok. Portiamo qualche snack. Come questi. Anche le bibite. È tutto. Pronti per uscire. Andiamo. Ci divertiremo un mondo. Forse è meglio rilassarsi a casa. Già, buona idea. Hai controllato il meteo? Aspetta. Non sembra il massimo. Le previsioni non sono favorevoli. Farà freddo. Gelo. Davvero freddissimo. Mi sembra una faccia conosciuta. Comunque, picnic a casa? Io ho questa bottiglia. E io le lucine. Al lavoro. Iniziamo con una bottiglia di plastica. Togliamo il tappo, mettiamo della colla sul lato esterno. Prendiamo del cotone e premiamolo sulla colla, facendolo attaccare bene. Dopodiché inseriamo le lucine nella bottiglia. Sembra perfetta. È fantastica, così romantica. Almeno questo clima possiamo controllarlo. Ah, è tutto così grigio e senza colore. Ah? Cos'è quel coso laggiù sul divano? Wow, un Pop-It ed è anche super colorato! È così bello e divertente! Wow, ma che succede? Accidenti, allontanati! Cosa diavolo? Che succede? Deve essere un sogno! Adesso le do un pizzicotto! Oh, salve! Ciao! Accidenti, i tuoi capelli sono così belli, i miei non tanto. Non essere triste, posso aggiungere un po' di colore alla tua vita e inizierò dai tuoi capelli. Oh, non so. Fidati, andrà tutto bene. Intanto aggiungo questo bel rosa e magari qualche ciocca gialla e verde. Ecco fatto, cosa ne pensi? Adesso sono così colorati, wow! Mi sento già meglio. Ma guarda che non abbiamo ancora finito. Magia del glitter! Wow! È apparso dal nulla! Esatto, e adesso posso fare brillare i tuoi capelli. Credo proprio che aggiungerò queste stelline. E magari anche delle gemme di colori diversi. Oh, mi piacciono questi triangoli arancioni! Adesso stai cominciando a brillare come una stella. E le gemme ti stanno proprio bene. Ah! Wow, mi sento molto meglio! Non sono più triste! Beh, sono contenta! Oh, ma i miei vestiti sono così noiosi e tristi! Vedo! Adesso ci penso io! Wow, che mi succede? Sta tranquilla, fa parte della mia magia da unicorno, tieniti forte! Accidenti, i miei vestiti! E non è stato difficile! Bisogna cominciare con una maglietta bianca e della plastica trasparente. Ritagliamo la plastica a forma di farfalla e aggiungiamo diversi colori di vernice a un rullo. Puoi usare i colori che desideri, l'effetto arcobaleno è fighissimo. Adesso dipingiamo la maglietta, bisogna solo passare il rullo avanti e indietro sopra la farfalla. Ecco fatto, togliamo la plastica e... non è spettacolare? Wow, amica unicorno, è stato semplicissimo! Grazie, adesso mi sento così bella e colorata! Wow, sì! Oh, ma le pareti sono così noiose! Credo che dovrò metterci mano, è ora di trasformarle! E questa volta la magia non ci servirà! Devo solo assicurarmi che il nastro si sia ben attaccato!
E adesso devo aggiungere delle piccole strisce in verticale. Voglio che sembrino dei mattoncini. Sì, mi piace. Amica unicorno, guarda! Oh, mi piace, mi assomiglia così tanto, è adorabile! Ma adesso dobbiamo tirare fuori la vernice con il rullo. Faremo delle grandi strisce di colori diversi. Adoro dipingere, in qualche modo mi rilassa. Questa è l'ultima striscia, siamo arrivate all'angolo. Questa sì che è una parete arcobaleno! Adesso che si è un po' asciugata, possiamo togliere il nastro. Mi piace toglierlo, soprattutto il rumore che fa! Ecco, abbiamo tolto le strisce più piccole. Fighissimo! Ma adesso andiamo a togliere le strisce più lunghe. Stacca, stacca, stacca! Guarda, Ava! Ne ho tolte due allo stesso tempo. Fatto! Wow! È venuta bellissima! Una parete di mattoncini arcobaleno, che ne pensi? Oh! Mi piace, sì! Bene! Oh, ma il divano è così triste! E se... forse... Aspetta, so cosa fare! Scusami, Ava, ma devo togliere questo divano! Oh? Wow! Come hai fatto e dov'è finito? Ho solo utilizzato la mia magia da unicorno. Adesso, se non ti dispiace, mi serve il tuo palloncino. E via nel sacchetto! Adesso che si fa? Facilissimo! Devi solo riempire degli altri palloncini. Certo, che ci vuole! Bravissima, tu gonfia e io riempio il sacco. Ci serviranno parecchi palloncini. Quanti ce ne sono? Stai andando alla grande, questo giallo è l'ultimo. Chiudiamo il sacco e apriamo il tappo. Adesso ci attacco l'aspirapolvere, guarda. Sta scribocchiando via l'aria. È fatto, posso chiudere il tappo. Ah va, guardalo, vedi? Adesso lo aggiungo agli altri che abbiamo fatto in precedenza. E adesso hai un bel divano fatto di palloncini. Wow, mi ci posso sedere? Ovvio, mi ci metto anch'io. Wow, è comodissimo e rimbalzo anche, lo adoro. Aspetta, sai che c'è? Servono delle luci. Devo solo spostare la cassettiera. Forza! Perché sei così pesante? Ok, dovrò sforzarmi al massimo. Ava, posso usare la mia magia da unicorno per toglierla di mezzo? Wow! Grazie! Adesso devo togliere anche la tenda. Dammi un minuto! Sei così buffa! Aspetta, ti aiuto! Grazie, mi ero impigliata! A questo punto direi di cambiare anche la tenda. Cominciamo con questo filato di lana. Avvolgerò il filato attorno alla mia mano. Bene, una volta finito lo sfilerò dalla mano. E poi ci avvolgerò un altro pezzo di filato attorno. Farò un bel nodo e userò le forbici per tagliare l'estremità così. Non devo lasciare alcun filato intatto e lascerò anche la parte in eccedenza. Perfetto, ho un piccolo pompon di lana adesso. Aggiungo questo qui agli altri che avevo già fatto. Ho lasciato la parte in eccedenza così da poterlo legare a questo spago. E ora mi manca solo da tagliare la parte in eccedenza. Ecco qui, ti ho fatto delle nuove tende. Non sono carine, mi rendono così felice. I pompon sono tutti di diversi colori e dimensioni. Sono così belli alla luce del sole, rende lo spazio più luminoso. Unicorni, li adoro! Grazie per il complimento, Ava. Ma vedo che c'è ancora del lavoro da fare. Credo che qualche altro pompon colorato possa tornarmi utile. Ora mi serve la mia fidata pistola a caldo. Aggiungo della colla a caldo ai pompom e li attacco allo sgabello. Poi farò la stessa cosa con tutti gli altri, creando l'effetto arcobaleno, ovviamente. Ta-da! Guarda, Ava, ti ho creato uno sgabello così non dovrai sederti per terra. È comodissimo, grazie! E io ti ho fatto questo disegno. Lo hai fatto per me? Wow, grazie, tesoro! Credo proprio che lo appenderò alla parete. Forse qui. Aspetta un attimo, ho avuto un'idea. Userò questa tela bianca e della colla a caldo. Ho creato una linea curva e adesso ci aggiungerò questo filato. Continuerò usando degli altri filati di diversi colori. Perché, come già sai, ci piace l'effetto arcobaleno. Fino alla fine della tela. Manca solo un pezzo di filato e abbiamo finito. Adesso possiamo attaccarla vicino alle altre opere d'arte. Wow, unicorno, mi sento come se stessi in un museo! Quanta arte, sono così felice! Beh, sono contenta, diciamo che adesso è tutto molto arcobaleno. Hai la parete arcobaleno e anche il divano lo è. E ovviamente abbiamo anche la tela e la tenda. Ma manca ancora una parete.
Non so se sarebbe il caso di lasciarla così com'è. Oh, accidenti. Adesso farò la mia magia da unicorno, un grande incantesimo! Ancora un po' di potere... Ed eccolo qui! Doveva venire così? Oh, ops, doveva venire molto più grande di così. Non ti preoccupare, lo sistemo. Mi serve tutto il mio potere. Ok, se lo dici tu. Ecco la mia magia! Oh, un castello in cui giocare! L'ho sempre voluto! Ok, beh, non ho ancora finito. Devi avere ancora un po' di pazienza. Immagino che questo incantesimo funzioni a più riprese. Credo che mi basterà usare ancora un po' di potere. Ah! Ma dai! Ecco, è quello che volevo fin dall'inizio. Entra pure. Che bello, hai creato un vero castello tutto per me! A grandezza naturale! Allora, Ava, com'è il castello? Ti piace? Vieni fuori. Eccomi, lo adoro! Beh, devo ammettere che questa stanza ha subito un bel makeover arcobaleno. Sì, ce l'abbiamo fatta! Ero così triste prima e la stanza era così grigia. Sono così felice di essere stata d'aiuto. Ma devo ancora fare una cosa. Aspetta. Che bello! Ho un corno da unicorno! Sto diventando un unicorno! Sì, ora sarai proprio come me. È un sogno che si avvera! Saremo sorelle unicorno! Fammi provare la magia dell'unicorno. Oh, guarda, Ava, il tuo primo arcobaleno! Wow! Sì, e non ce l'avrei mai fatta senza di te. E il mio lavoro qui è finito. Il giorno più bello della mia vita. Oh, è andata via. Non me la scorderò mai, però. Addio! Non vedo l'ora di rilassarmi. Ouch! Hai detto qualcosa? Respira. È tutto ok? Solo un po' di mal di schiena. Stai bene? Potresti almeno aiutarmi. Colpa mia. Sul pavimento c'è il caos. È ripugnante. Scusa. La mia spugna preferita. Sono davvero arrabbiata. Non è colpa mia. Basta così, ne ho abbastanza. Non vorrai mica, per favore? No, pulisci tutto. Ora. Che ingiustizia. Mettiamoci al lavoro. Iniziamo a riordinare. Tu vai qui. Attenta, paperella. Mi servirai quando farò il bagno? Qua, qua. Questo sapone mi dà un'idea. Prenderò una di queste spugne. Sì, andrà benissimo. Due spugne esfolianti. Tagliamole in pezzi più piccoli. Sciogliamo il sapone in una ciotola. Un po' di colorante alimentare. Mescoliamo, sciogliendo bene il colorante. Sembra andare. Mettiamo le spugne in uno stampino per dolci. E versiamoci sopra il sapone fuso. Copriamo bene le spugne. E sbizzarriamoci con i colori. Ora lasciamo asciugare il sapone. Sono venute benissimo. Le appendo qui. Bellissime. Così almeno non perde più la saponetta. Meglio che questa stanza sia pulita, altrimenti... Ciao, mamma. Non male. Guarda qui. Wow, perché non fai un bagno e le provi? Che bravo ragazzo ingegnoso! Essere stressante, soprattutto se si deve anche arredare. E a te, quale parte della nuova casa di Alex e Luna ti è piaciuta di più? Diccelo nei commenti qui sotto. Condividi questo video e iscriviti al canale per vederne tanti altri ancora.